Per la settimana biblica non poteva mancare il contributo di Monsignor Antonio Pitta, che venerdì 11 ottobre, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, nel cuore della città di Lucera, ha relazionato sul Vangelo di Matteo, soffermandosi sulla legge e la città. Quest'ultima, per il professor Pitta, fa riferimento al termine analogo di chiesa. Chiesa in greco non significa edificio, ma assemblea, in riferimento alla comunità adunata nel primo secolo. Ancora, per il professor Pitta, la giustizia è il tema che attraversa tutto il Vangelo di Matteo e le beatitudini ne sono il cuore, senza le quali il Vangelo perderebbe la sua sostanza. La legge per Matteo è chiaramente la legge giudaica e non romana o civile, ovvero Matteo fa riferimento alla legge di Dio che ha ripercussioni su ogni altra legge. Per l'Evangelista la legge e quindi la Sacra Scrittura è l'unica via per ricercare la volontà di Dio e Giuseppe, figura centrale di questo Vangelo, la cerca costantemente. La legge si adempie con e in Gesù Cristo. Il Vangelo non sostituisce la legge, ma la porta a compimento. Chiaramente, per Don Antonio Pitta, la legge va interiorizzata nel segreto di ciascuno e fatta propria. La legge è quindi la parola di Dio che è capace di trasformare l'uomo da dentro per cercare la volontà di Dio.